Saranno i bussolotti di una lotteria, come avviene nei concorsi a premi, a stabilire chi, tra singoli assegnatari e interi nuclei familiari, a parità di condizioni di partenza, si guadagnerà un tetto sulla testa. È affidata al caso a Lecce la prospettiva di una casa popolare. La decisione dell'ufficio casa Giocoforza è in seguito all'aumento esponenziale dall'aprile del 2011, data di pubblicazione del bando, del numero di aventi diritto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono in tutto 1.400 in posizione utile, tra loro anche chi una casa l'aveva ma non se la può più permettere. Ma bisogna stilare una graduatoria che, non potendosi stabilire su altri parametri, sarà fatta compilare alla fortuna. Gli appartamenti disponibili sono infatti meno della metà, per l'esattezza poco più di 580. Si tratta di interi palazzi, prevalentemente in Viale della Repubblica, l'ex Casemagno, e nella zona 167B in via Pistoia, ma ce ne sono disseminati in altri condomini IACP di altre zone popolari della città, come in via Zozzi Carafa. Dura doversi giocare ai dadi un diritto, soprattutto se a rimetterci sono anziani e bambini, ma a rendere ancora più drammatica la situazione è il fatto che i 600 alloggi in questione non sono liberi. Operatori IACP e ufficiali giudiziari hanno bussato nelle prime case per lo sgombero forzoso, ma l'esecuzione dello sfratto è stata differita con l'intervento dell'assessore comunale a Ramo, Attilio Monosi. All'orizzonte una guerra tra poveri. Appuntamento mercoledì 16 per il sorteggio, per accogliere tutti gli aspiranti assegnatari non di una casa, ma soltanto di un piazzamento favorevole per poterla avere e comunque non nell'immediato, si terrà nel palazzetto dello sport di Piazza Palio.